ciao a tutti! Oggi, come promesso, ho fatto anche il libro. Ho fatto una cosa più semplice perché l'ho già fatto con un background di un tavolo, e però l'animazione di per sé è complessa, mi è costata abbastanza lavoro. Vi faccio vedere, ecco qua il risultato, lo state vedendo, questo libro con la foto che si chiude, poi si riapre su una seconda immagine, sempre da utilizzare come transizione, ad esempio sui titoli. Ovviamente, come abbiamo visto ieri, le immagini sono sostituibili, cioè qua poi si chiude, mettete la seconda immagine, invece la prima deve arrivare fino a che la pagina si chiude. Se io vado a togliere le immagini, ovviamente il mio libro in realtà era, come abbiamo visto ieri, con le parti in croma. Quindi per attivare l'effetto basta che mettiate questa traccia, i due video sotto, adesso le metterò invertiti così potete vedere, ecco qui metto lui che parte fino a che la pagina si chiude, quindi potete tagliarlo qui, e invece quando la pagina sta per aprire qui potete mettere un secondo video. Poi andate qui, mettete in chiave con il verde e avete già, diciamo, il preliminare dell'effetto. Ecco qua. Ovviamente la pagina non si è rimpicciolita e qua lo stesso non segue. Allora, cosa dovete fare? Come abbiamo visto ieri, fate così, andate a attivare la deformazione 3D e andate a fare il primo keyframe a pieno schermo e dopo pian pianino, mentre si va a stringere, dovete registrarvi dei keyframe anche stando più larghi, così non avete problemi. Così, eccolo qua, della vostra animazione del primo schermo. Ecco, finito l'animazione del primo schermo, sul secondo fate il contrario, cioè qui quando l'ultimo arriva qua registrate i keyframe a pieno schermo non distorto e poi andate indietro e lo distorcete in base all'immagine. State pure più larghi. Se volete farlo invece molto molto giusto, perfetto, io vi do un consiglio, e se questo effetto volete applicarlo anche in un secondo tempo su altri filmati, utilizzarlo come transizione, cosa dovete andare a fare? Dovrete semplicemente salvarvi gli effetti con un nome, ad esempio, che ne so, foto video 1, video 2, andate qua dentro, fate video effetti, salva video effetto, lo chiamate video 2, andate qui e salvate video effetto e lo salvate come video 1. Così quando applicherete l'effetto fate croma, mettete primo pezzo e caricate effetto video 1 e qui effetto video 2, e così in qualsiasi momento avrete già l'effetto bello che è pronto. Avete visto, ho messo un tavolo di fondo perché con background non creava lo stesso effetto, diciamo. Allora così ho potuto inserire anche un paio di ombre e un po' di luci. Ecco, spero che vi piaccia, sempre scaricabile gratuitamente dal link nella descrizione del video. Ciao a tutti, mi raccomando, mettete mi piace. Ciao!